Buongiorno, sono Maria Peressini, una tirocinante presso l'Istituto Promozione Lavoratore di Bolzano. Con questa presentazione vorrei riportare i risultati dell'Internship Survey che dal 2013 viene svolta in collaborazione col Servizio Tirocini Placement dell'Università di Bolzano. Con questa rilevazione vogliamo misurare la qualità dei tirocini che gli studenti hanno svolto durante il 2020. Ci sono 435 studenti che hanno risposto ai questionari riguardo al tirocinio, che sono sia tirocini curriculari che tirocini extracurriculari. Per il 70% circa sono donne, mentre per il 30% circa sono stati uomini. Per quanto riguarda il luogo in cui il tirocinio è stato svolto, la maggior parte, quindi il 70%, è stato svolto in Alto Adige, quasi il 22% nel resto d'Italia, e il 6% circa in paesi tedescofoni, quindi in Germania, Austria o Svizzera. Sono una percentuale molto residuale, circa l'1%, svolto il tirocinio in altri paesi del mondo. Per quanto riguarda invece la scelta del posto del tirocinio, i due criteri più importanti sono stati la struttura desiderata e l'attività desiderata. Molto importante, quindi con circa il 26% delle risposte, è anche il periodo migliore. Quindi un periodo che è meglio conciliabile con momenti di studio e con la frequenza di corsi universitari. Per quanto riguarda invece le aspettative che gli studenti hanno riguardo al tirocinio, le prime tre risposte riguardano il contatto un possibile contatto per l'ingresso nel mondo del lavoro, la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite e di riportare l'esperienza sul curriculum vitae. Quindi in tutte queste tre risposte hanno uno sguardo verso il futuro. Se invece andiamo a guardare la valutazione del tirocinio svolto, vediamo che il 92,2% ha risposto di essersi visto come una risorsa ed è la percentuale più alta che si è registrata dal 2014, mentre solo il 6,4% si è sentito un tuttofare e solo l'1,4% un peso nella struttura. Se andiamo a vedere infatti la soddisfazione per il tirocinio svolto, vediamo che ha raggiunto un punteggio di 6,3 su una scala da 1 a 7, quindi un punteggio molto elevato, e ha un punteggio molto elevato anche il tutor aziendale. Infatti la maggior parte degli studenti si ritengono molto soddisfatti del rapporto. Se andiamo invece a vedere per quanto riguarda il mondo del lavoro, nell'8,7% dei casi il tirocinio ha portato un'occupazione fissa, nel quasi 13% dei casi un'occupazione a progetto, mentre nel circa il 24% dei casi ha portato un altro tipo di collaborazione, che può essere un apprendistato dopo gli studi, un praticantato professionalizzante oppure un altro tipo di tirocinio. In ogni caso, più della metà degli studenti, quindi nel 54% dei casi, non c'è stata nessuna collaborazione. Andando poi ad analizzare l'attrattività del mercato del lavoro altoatesino per i laureati, vediamo che c'è un punteggio medio tutto sommato elevato di 5,4 punti e tutte le facoltà hanno comunque un punteggio di almeno 5. Se andiamo invece a chiedere agli studenti dove vorrebbero mandare la propria candidatura una volta finito di lavorare, una volta finito di fare il tirocinio e essersi laureati, nel 33,4% dei casi vorrebbero mandare il curriculum vitae in Alto Adige, nel 23,5% in Italia, nel 23,2% in paesi tedescofoni, mentre circa il 20% vorrebbe cercare lavoro nel resto del mondo. Se invece andiamo a vedere le competenze che i tirocinanti vorrebbero vedere più approfondite durante il corso di studi, vediamo che quasi il 50% vorrebbe acquisire maggiori competenze pratiche all'interno del corso di studi, seguite dalle competenze specifiche. Solo una piccola percentuale invece vorrebbe avere delle maggiori competenze informatiche di base, in questo caso, quindi come saper usare meglio Excel o Word. Con questo avrei finito, vi ringrazio per l'attenzione e se avete maggiori domande, contattatemi pure.